Faccio a tutti ragazzi, qui Cane Lupo, ed oggi siamo con il nuovo Battle Nerf che mi avete chiesto sotto. Mannaggia a me quando faccio tutti questi video del cazzo. Il Battle Nerf che mi avete chiesto. Perché mi impiccio? Mi avete chiesto di fare fizz, in tantissimi, mi avete detto fai fizz, stronzo, fai fizz, e allora facciamo fizz. E per colpa vostra, stronzi, ho dovuto picca per secondo pick fizz e loro hanno preso il ranno, così mi fanno un culo così grosso perché io ci devo fare Battle Nerf. Quindi se mo per da proprio i cazzi vostri, ve vengo a cercare e va ammazzo de botte. Detto questo, Battle Nerf Fizz. Per chi non sapesse ancora che cos'è un Battle Nerf, è esattamente un commentary. Io cerco di farlo più preciso che posso su come usare quel determinato champion, quale matchup potrebbe magari fargli mazzare quale skill o farsi quali item e perché. Innanzitutto, su Fizz, io non uso il flash ma uso Ial e Ignite, quindi il lane. La E non la userò mai, a meno che non sono sicuro che Coriana morirà al 100%, perché è l'unico nostro escape non avendo il flash, proprio l'unico. Ora, abbiamo contro Rihanna. Inizio di E. Di solito su Fix si può ammazzare benissimo la E, però facendo questo, tu comunque la E devi essere propenso ad usare le linee per fare qualche danno anche al loro mage. Quindi, in questo caso, o ammazzerò la Q o ammazzerò la W. Per fare più danno appena gli vado addosso, credo però la W. Che fa anche danno passivo. Non so. E poi come seconda la Q, lei in questo matchup credo che non lo ammazzerò. No. Infatti, Orianna con Lial. Io ho Yali Ignite, quindi di spell sono più forte io. Come team abbiamo Xin Zhao giungla, molto viable e buono con sua cazzo di lanterna, che è una cosa assurda. Io mid. Jinza di Garry, Leona support, Malphite top col TP e Renekton top loro col TP, quindi no gank for top. LOL. Vabbè, Xin Zhao scrive Product Thread, quello non lo copre. No gank top. I was alt tabbing DJ's calm your tits. Go up after game kiddo. Isn't my problem. Ma che cazzo? Ecco, attenzione, il flame platelo. Platelo, the flame. E poi so io che flame, ma porca. Comunque, questo matchup non mi mazzerò la E, appunto, perché non posso andarla ad arrassare. Come giocare Fizz in early game? Fizz in early game è molto passivo. Se hanno un mage range come lei, come Orianna, cercate di farmare meno possibile o di avvicinarmi meno possibile a minion. Vedete, io ho preso una pizza da Orianna, non mi ha levato quasi niente, però. Ora, lei la potete anche usare perché sapete che il loro jungler non vi gankerà. Quindi, siamo all'inizio, quindi il loro jungler è sicuro al 100% non vi ganka. Vi avete levato un pochetto, anche lei vi ha levato un pochetto, ma c'è una cosa. La vostra lane non è pushata, ma bensì la sua è pushata. Quindi, possiamo avere free farm sotto torre. Come seconda skill mazzo la Q, per andargli addosso appunto. Ci sono molti che fanno l'errore Q e tornano indietro di E. No, perché poi non potete andare a farmare finché non gli avete di nuovo la E. Quindi non ve lo consiglio assolutamente. Farmare, giocare sì e finire le game. I temi principali assolutamente Lich Bane. Io in questo periodo mi sto buildando su Fizz anche il calice contro i mage. Quindi credo che come primo item mi farò il calice. No, il calice diretto, ma l'item del calice, quello che damage, crisis e mana. Regen e la Shin, molto semplicemente. Poi mi chiuderò la Lich Bane prima, poi il calice, o forse mi chiuderò anche il libretto, non, ora vediamo. Il cannone non lo devo perdere, quindi ecco, mannaggia a me, lo sapevo. Un altro minion perso, guardiamoli tutti. Quando sarei sotto d'ore cercate di perdere meno minion possibile, perché poi sarà tosta riprenderli. Orianna a 13, pure Orianna capisce un cazzo, buono. Ok, ora è un ottimo. Visto che lei sta lontana da minion e ha finito di mana praticamente, ho un'ottima posizione per andargli a rompere il cazzo. Ora mi maxo la W, gli faccio W qua addosso e gli spano l'ano. Ok, mi ha sgamato. Torniamo indietro. Niente. Se vedete che usate la W troppo presto, lei vi sgamerà sicuramente, quindi tornate indietro, non andate proprio sotto a cercare di fargli per forza quella Q. Tranquilli, giocate safe in lane. Ve l'ho detto, se lei è una che vi arrassa, quindi ecco, come adesso, che non è che pensa tanto a farmare ma ad arrassare te,
non andate a prendere quei minion, come sto facendo adesso io. Prendete solo l'exp, state lì vicino e prendete l'exp. Con Fizz, con mid, buono. Il mid è una lane molto, ma molto dipendente dal team. Ed essa è proprio quella che caricherà il team poi in futuro. Perché? Ora vi dico subito. Non so quella frase che ho detto prima, dipendente dal team, ho detto una cazzata perché non so che cazzo ho detto. E perché? Perché praticamente se io perdo la mid, la loro Rihanna rommerà. E rommando porterà il frame della bot lane a me, perché io amo solo SS e non segue. E io perderò ancora la mid. Quindi perdo la mid, la loro Rihanna fa vincere la loro bot e finisce là il game. L'avete perso il game, quindi cercate di farmare. Poi appena avete gli item giusti, il calice e la shin, potete ingaggiarci, perché il calice e la shin su Fizz sono una composizione assurda. Già così gli dovrei fare tanto danno. Per non prendere altri attacchi, tanto ormai sto qua giù, vado via di E. Guarda la mia lane pusha, mi ha pistato di botte. Però avendo Lial sono sicuro che non mi arresterà e poi mi killerà di Knight, perché appunto non ce l'ha. Quindi posso fare anche un po' più lo smandriero. Quindi l'early game di Fizz, lo ripeto ragazzi, deve essere estremamente safe. Non dovete andare a cercare la Frost Blood, non dovete andare a cercare niente, ma dovete stare solo che safe. Ora lei regarella, non è vero, ancora sta qua. Ora se ci fosse un gank da sto coglione, guarda dove sta Orianna. Stupido coglione. Guarda dove sta Orianna. Ora lei prende il 6, io prendo il 6. Se magari riuscissi a prenderlo prima io. Ecco. Porca la troia. A costo di pushare i minion prendo il 6. Ma sa che ho guardato là. Ci partiamo? O ci facciamo vedere là? Attenzione, Orianna sta laggiù e c'è la palla ancora qua. Mi sa che ho guardato, Sienna. Giusto per dirte. Non se ne accorto, se no io dico di andare back. Ok. Pusho sta... Ok, finché non regalo a lei io non regalo. Perché sennò prenderebbe ancora che vantaggio. E il vantaggio ancora più Orianna non glielo voglio assolutamente dare. Quindi... Ma lei credo che penserà la stessa cosa. Ora gli ho deggiato lei perché tanto la mia lane sta pushando, quindi... È inutile andare troppo avanti. Prendiamo l'exp qua, tranquilli, tranquilli. Ok. Ok, Orianna. Orianna ha finito di mana. Ora possiamo... Tanto lo sappiamo, lei ci resterà di normal attack. Ma se ci viene a dare resta di normal attack, noi gli saltiamo addosso di Q e W. E gli facciamo più danni dei suoi normal attack. Che si può ficcare tutti in culo. Ora, gli sono ritorno di mana. Lei ancora non ha usato le due pozioni. Finché lei resta lì, ci resto anch'io, ragazzi. Ho fatto questo giro lungo perché lei, se fosse andato dritto, mi avrebbe usato QW. Quindi proprio per questo ho fatto il giro lungo. Senza, si può prendere tranquillamente rosso, perché tanto il blu, tanto io con il blu non ci farò assolutamente nulla. Anche se dice però non ci farò assolutamente nulla. Ora ammazzerò la Q, perché la W tanto non sto giocando di cattiveria. Quindi mi max la Q tranquillamente. Orianna ha quei 53 di farm, quindi molto più farm di me. Ma io non ci posso fare assolutamente niente. Quel cannone lo devo prendere, a costo di usare lei. Sti cazzi. Ma lo devo prendere. In queste situazioni in cui voi potete farvi il calice e la shin, però io vi potrei consigliare anche di farvi il calice e l'item da quello sempre del calice, che dà cooldown, in modo tale che voi avrete più cooldown nelle skill ed potrete farvi le scarpe con l'item che risparmia dalla shin e qualche pozione. Quindi controllando le pozioni comunque servono. Lei non ha ward ora. Malphite addirittura sta venendo a gankare, perché senza sta facendo le seghe. Facciamoci più seghe, Zinzao. Facciamoci le seghe. Senza, questo dovrebbe... ho capito, però mio. È un ottimo Jesus Christ, you know? Questo è sceso fino a qua. Good job. Ci siamo presi la kill. Pusho questa wave e anche quella dopo. Se sto coglione non assi là. Pusho, prendo exp. Era guardato là. Cannone. Ora posso maxare anche lei perché ho preso un vantaggio della Madonna. Con il vantaggio lei, ora vi spiego, fa tanti danni e diminuisce il cooldown ogni volta che la maxate e vi rende invulnerabili. Ed è ad area. Ok, quindi è un'ottima skill. Bot sono morti. Merda.
Io non capisco perché in Platinum non capiscono che devono bannare Mastery. Ora si vanno anche il drago. Sinsono sta gankando. Allora, come vi ho detto, questo. Questo, le scarpe non ce lo possiamo fare. Tre pozioni della vita. Ora abbiamo Magic Resist. Abbiamo un po' di AP in più. E mana regen. Quindi possiamo snowballare. Lei ha molti più danni di noi. Però noi facciamo molto più danni di lei. Perché Fizz è un champion che fa tanti, ma tanti, ma veramente tanti danni. E over estesi. Ora questa fa una brutta fine. Niente, invece non la fa una brutta fine. Andiamo così. Che fai? Che cazzo fai? Cinese del cazzo. Sei un coglione, sei. Sei un coglione. Mo' seguo. Te seguo. Quindi, una volta preso quel piccolo vantaggino su Fizz, però deve essere... Ecco, oh. Morto. Ok, nel mio caso forse è meglio di no, perché voglio vedere un attimino. Ok. Shit. Ok, è finito di mana? Ora ha finito lei mana. Ho usato lei per vedere un attimo il danno che gli facevo. Ora lei ha finito di mana e non ha la ulti, quindi deve regalare assolutamente. Merda, no, Leona, che ci fa là? Che ci fa la Leona? Io devo andare a capire. Leona! Ah, si so gli ha stilato il drago. Forse Leona stava là per il drago, non lo so. Non lo so sinceramente. Ma vai. Didn't. Cazzo, io ho scritto. Ok, vedete, questa è una situazione di merda. O aspettate 20 gold o non aspettate un cazzo. Tanto si sa, mi sta pushando la lane. Non si sa il motivo. Perché cazzo mi stia pushando la lane. Oh, questa mi pare rincoglionita. Invece c'ho bisogno di te per giocare. Ma porca la puttana. Se mi vai anche a mid, te lo devo dire se mi dica anche a mid. Ora, noi abbiamo preso il drago. Però il loro mastery. Cazzo, il loro mastery è 2-1-2. Il nostro Sinsao è 0-0-0. Sin, you must gank. Sinsao pensa, io farmo, poi sono più forte nel mastery. No, perché mastery sta portando vantaggio alla loro bot lane. Sta portando vantaggio al team psicologicamente. Perché voi non credete, ma League of Legends è anche un gioco di psicologia, sì. Perché se voi avete un team che sta perdendo, siete vulnerabili, ovvero siete frastornati. Ma la gente qua è rincoglionita. Dico, sì, mi must gank, ti ho detto di prendere Fizz. Fai come cazzo ti pare. Se vai a perdere il match non lo startare questa volta, perché io... Ma questi sono proprio rincoglioniti. Ma che cazzo sto a giocare? Oddio, Orianna sta al 10. Orianna sta al 10. Ah sì, Orianna. Sto di qua però. Io non ho neanche le pozioni, ho fatto veramente un pessimo errore. Meno male che botte stanno recuperando, guardate, meno male che botte stanno recuperando. Per allora ti parto, ti giuro che faccio un danno della madonna. Ha lisciato? Ok, questi sono tutti minion che farmerò. Oh, The Trick! Lo fanno per massimo minion? Sì, insomma, non usa subito lei. Usa la ora. Ok. Non capisco perché questo senso mi stili la farm, mi stili il blu. Ma mi sta stilando tutto. Mi stila la farm mid. Quella c'ha il doppio dei miei minion, ragazzi. Il doppio dei miei minion. Ma è più che normale. È più che normale. L'importante è che non è il doppio dei miei minion, ne ha 30 kill. Quello è l'importante. Ora max lei, perché ormai il matchup è finito. Praticamente io e Orianna ci stiamo facendo i cazzi nostri. Quindi è inutile maxare, continuare a ammazzare l'acqua dopo il boh. Ma che cazzo? Vabbè. Ok, lei è andata back, quindi pusho questa wave con la E. Lei serve anche a pushare la wave molto velocemente. Ok, lei ha preso il blu. Ora mi faccio le scarpe, perché le scarpe contro Orianna servono un casino. E un po' di pozioni. E un po' di pozioni, sì. Blu non mi servono, quindi credo me le prenderò tutte rosse. E anche una ward per scaldare il loro... Anzi, due.
anzi due, perché se mi ganka Master Yi e do una kill Orianna si prendono la torre e Orianna incomincia veramente a farmi male. Quindi sì, meglio prendersi due ward e scautare Master Yi, magari metterne una qui e un'altra qui. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Oppela. Oh. Vado subito a mettere quella lì. Orianna sta all'11, il problema è questo, 131 minion Orianna. Orianna, che cazzo l'ha chiamata. Uno qua. Master Yi. Master Yi will carry this game, bro. C'ho pure Orianna. Sapevo io che c'era. Nessuno sa ancora. Ora, che stanno loro là. La ward sarebbe meglio metterla qui. Se sto Xin Zhao è 0-0-0. C'è al minuto 15 0-0-0 un jungler. Non ci deve stare. No, non ci può. Non ci deve proprio stare. Non c'è sto rincoglionito del cazzo. Ma no, va, c'è da solo. Ma vaffanculo. Morisci. Io non ti aiuto. Ci muori. Ci muori. Ma frega un cazzo. Eh? Fatto tutto da solo. Abbiamo un Renetto che vince top contro Renetto. Contro. No, abbiamo un Malphite che vince top contro Renetto. Non si sa come. Questo ha fatto tutto da solo. Che tanto, anche se sarei andato verso di lì, non avrei fatto comunque in tempo. Mi avrebbero killato anche a me perché erano in tre. Senza O, se vuole fai bitti da solo. Bestie di Evo. Dai, piano dei Q. Please. Non si sapeva cosa. No. Ah sì, ma fa botte. E fa botte, no? Sì, sì. Questa c'ha il blu. Ah, jungler. Non è possibile che un jungler sta 0-1-0 a 16 minuti. Non è proprio possibile. Cioè, ma neanche in bronzo succedono queste cose. Meno male che abbiamo la bot lane. Mamma mia, meno male che abbiamo la bot lane che dopo numerosi ganchi di Master Yi sta ancora in piedi. Ma meno male, guarda. È raro trovare una botte così, è veramente raro. Veramente raro. Comunque sì e no. Anche se non ho fermato, la nostra build la stiamo facendo. Quindi pian piano la build va. Ci sono presi il drago loro, ragazzi. 100% sicuro. Non ce lo so presi. Oh, e questo? Oh, amico. Io amico, io non volere male a te, io amico. Prima delle scarpe con Magic Pen. È meglio farsi. Die for the free drake, bro. Avvio via world, stronzo. Qui c'è una world. Qui, proprio qui. Qui. Che stavo dicendo? Non mi ricordo che stavo dicendo. Perfetto. Ora siamo passati in mid game. Ho ammazzato la Q perché ora devo andare ignorante. Master Yi. Ma hanno fatto danno mentre stavo in E. So due mid. Ora maxo la Q perché lei ormai non mi serve più a un cazzo. Se mi butto addosso a loro mi fanno il culo. Quindi devo maxare la Q e devo cercare di shottare uno di loro. No help you o FC. Ok? Fa come cazzo ti pare. Cioè sta gente, boh, i genitori hanno fatto lo sbaglio. Perché veramente io non so uno cattivo, però questi davvero ti fanno salire il nazismo, No solo il nazismo, devono salire proprio la rabbia dal culo, te la fanno risalire. E te la fanno arrivare fino alla bocca e poi dici, mannaggia a voi stronzi pezzi di merda. Che cazzo fai? Vieni a stare la farma questo. Are you serious? Morci, tacci tua. Senza del cazzo. Ok, noi siamo una scelta complicata, o ci facciamo la scine e non ci concludiamo nient'altro di buono, o ci facciamo l'item del Rabadon. E in questo caso l'item del Rabadon. Perché comunque, anche se ci facessimo la scena, le scarpe comunque non ce le chiuderemo, quindi credo che sia un'ottima scelta farsi l'item del Rabadon, che in realtà poi sarà sì del Rabadon, perché non. No, sarebbe meglio della Sonia, sì, della Sonia infatti. Abbiamo tanti item semi chiusi. Ora questi stanno pushando mid, però Xin Zhao ovviamente better farm.
questa partita la perdiamo per colpa di Xin Zhao. Xin lost this game. Farm maggiore, second tower mid. Xin's legit, ragazzi, la farm è maggiore della seconda. Ma io dico, ma questi non è che sono nabbi. Questi sono proprio rincoglioniti. Sono proprio tardi rotti in culo. Teste de cazzo, fide una puttana proprio. Poi dice che in te sale la cattiveria a giocare sto gioco de merda. Ma qua un rotto in culo appesa un albero qua. Figlio de puttana. Almeno spero che abbia 40 stack di flera, de feral, se no mi incazzo. C'è 13 stack, cazzo insomma, mortacci tua. Mi stai a far perdere una partita perché devi fare la fera. Quest'altro sta una full AD, sta una cazzo insomma. Io masterino non faccio danno a masterino. Non faccio proprio danno a masterino. Zero damage, bro. Zero damage, bro. Come sei stato. Cazzo se vanno, cazzo. Orianna fa dei danni assurdi, ora per Carabaton. Ovviamente. Loro sì, il loro masterino non dava lane. Il loro masterino 8-2-3. Loro hanno 14 kill e masterino ha 11 di utility. Noi abbiamo 9 kill, abbiamo 1 di utility del Zinzao che ha fatto una kill ora. Ora l'ha fatta. Quando non c'era nessuno. Quindi che cazzo hai fatto per tutto il resto? Minchia, dopo gli scrivo un big report a sto Zin perché dici qui contro cazzi. Ah, io te mi dovrò bannare per questo report che gli faccio, vi giuro. Vi giuro ragazzi, vi giuro. Ve lo faccio vedere proprio in diretta. In diretta ve lo faccio vedere. Oh. Certo, ormai botto. Qui. Lo sniper! Non ci credo, non ci voglio credere. Xin Zhao! Report Xin Zhao. Dai, la sorprendiamo perché già mi si è rotto il cazzo di fare una partita così. C'è Xin Zhao! Cioè io non ho parole, il nostro Xin Zhao preferisce farmare la giungla invece che di coverare l'inhibitor mid. When he was mid for second tower, he was on golem. Mamma mia, una stilo, ma c'è un cazzo. Mi servono le kill. Trocia. Ok, ora abbiamo un video. O ci facciamo la scena, o ci facciamo le scarpe con Magic Pen. Quindi cercherò di regalare con tutti e due. No, dove vai? Dove cazzo vai? Ma dove cazzo vai? Non si sa che ha fatto questo. Non si sa veramente. Oh, Xin Zhao non mi ha dato un blu. Il primo e il secondo si poteva prendere benissimo perché... Il secondo benissimo perché tanto non avrei fatto assolutamente niente con quel blu. Assolutamente niente. Però cazzo, il terzo, il quarto, questo è il quarto, se lo sta riprendendo. Porca troia, ma quelli si prendono il bar, non si può. Xin on Drake. Guarda, io, mamma mia. Sto testa, ragazzo. Cioè, sto facendo di tutto pur di perdere sto game. Non riesco a capire il perché di startare un game e per perdere. Cioè, non... Non è scuro report, ragazzi. Ah, che testa di cazzo che ci stanno in solo più. E poi dicono, ma se sei bravo vinci. Ma porco di Dio, no? Vaffanculo. Ma come cazzo a vincere così testa di cazzo? Guarda quest'altro, qua. Guarda. Ma come cazzo? Ma che cazzo sono capitato? Questo è più spaventoso d'Outlast sto video. Porca troia, con tutti sti ritardati. Outlast gli fa una sega sti ritardati. Guarda Xin Zhao. Eccolo. Si appresta a farsi i 400esimi brights. Bravo Xin, dai. Finalmente farmando vincerai la partita.
Madonna. La gente è proprio stupida. Ci sarebbe da... da mutilarla sta gente, da tagliargli le mani, porco dici. Guarda quell'altro roccioso per cazzo. Dove cazzo vai da solo? Ma lo vedi? Cioè abbiamo un jungler handicappato e tu vai da solo. Ma che... Ah, il no sense più totale, ragazzi. Il no sense più totale. Questa è persa. Report since Aurilli. Cioè non ha senso giocare con questi ritardati. Votiamo sì per favore, perché mi sono già rotto il cazzo di giocare. Veramente. Quelli si fanno un free baron mentre il nostro Xin Zhao non fa un cazzo. Jinx fa una... No, Jinx se la killa. Se la killa, se la killa. Ragazzi, se la killa. Se la killa manco per cazzo. Non la killi manco per cazzo, bella. A meno se ti facevi i cazzi tu. Allora, è worth it, ci siamo presi due tori, una kill, e loro il baron, è super worth it, ragazzi, state scherzando? Assolutamente sì. Certo, per una mentalità come quella di Xin Zhao è worthissimo, anzi, con una mentalità di quella di Xin Zhao ti fai prezzo e hai vinto la partita, praticamente. Testa di cazzo. Madonna, sta gente, gli devono mutilare le mani, porco dici. E non devono creare quegli aggeggi che poi non gioca con i piedi o i gomiti, no. Non devono proprio più giocare. Hanno rotto il cazzo. Ma che cazzo? Sto senso però comincia a fare i big damage, cioè, attenzione. Kedrin, mortacci, sta a vincere solo perché c'aveva uno senso ritardato, ma sta zitta, va. Certo, io non sto portando nessuno di leader team perché non ho romato, non potevo fare un cazzo, non ho kill, non ho abbastanza danno. Mi serve quella Lich Bane per poi chiudermi quel Rabadon e allora sì, là che shotterò. È proprio là che shotterò. Orianna ha 226 di farm. Ora, se tu mi stili questa farm. Oh, sono contento che sei morto. Questa la stila la farm. Ma perché? Ma che cazzo t'ho fatto di male? Puttana tua madre, Jinx. Allora. A minigun, cogliona. Aci. Testa ragazzo. Oddio il nazismo. Eccolo, sentitelo. Mamma mia il nazismo. Cioè, minchia, sto video lo devono dire tutti. Linkatelo a Terenas, per favore, perché così capisce. Così capisce che situazione c'è in platelo. No, perché poi la gente mi fa rotere il culo che dice, ma se vinci, sali, se sei bravo, sali. No, perché se trovi in ritardato così, non sali. E poi c'hanno sempre solo la scusa, che ti trovi sempre ritardati, sì. Sì, c'è sempre un cazzo di ritardato nel team, ma sempre nel tuo, sì, sempre nel tuo. Poi se sa mai, quando ci stanno loro, i tuoi vanno FK perché sono pakistani e devono fare la preghiera di mezzogiorno, mortacci loro. E mi fanno perdere i ranked, sti pakistani del cazzo, un po' hanno esplode tutti. Non è vero, senza offesa via pakistani, assolutamente no. Certi sono buoni, sono certi che sono stronzi. Te le metto pure in night, aggressivo, gli è bam, mi spiace proprio un fascia. E il pesce, te lo metto. Un cazzo ci ho spiegato Ignite. Vaffanculo. Bravo Jinx, poi dici perché ha perso la bot. Ma vaffanculo qua. Vacci su sta cogliona. Malfight c'è una cazzo di urti che è una cosa assurda. Vai sotto torre. Malf, go. Prima che io... ecco. Due per due. Tre per due. Sotto d'ore. Ma. Rabbano, sì. Non faccio danni. Faccio zero danni. Cazzo, zero. Questo si insa ancora che sta qua. Ma stila gli il blu, per favore. Oddio. Devo recuperare l'inibitor. Tardo de merda. L'inibitor. E farma. Dio Cristo incrociato. Ma perché te sei sacrificato per sto coglione? Ah, mannaggia lì babai, 40 ladroni del cazzo. Jinx, ma porco di quel dio bastardo. Jinx, tequila, Jinx, che cazzo fai, Jinx?
Oddio, Jinx! Jinx! Oh, gli ho dato senza auto. Oh, il big damage. Oh, qua vinciamo la partita. Un passo verso la vittoria. Take the ring. Senza auto, zitto, zitto, sta farmando. Ma tanto il report non voleva nessuno, testa di cazzo. Pronto. Non so, se fate prendere utile, fate a fare drago da solo mentre noi usciamo, eh? Così ci cioè, fa entrare un po' dei voli, da solo. Dei soldini. Come potete vedere, ora i danni ne faccio anche tanti. Sono morti Uranio e Renetton, quelli che fanno più danno del loro team. Ma se non fa tutto questo danno, perché sono pini, ho sciocchi, ma se... E... Please. Ma se lì si sta a fare drago, 100% sicuro. Noi ci dobbiamo prendere anche sta torre. Tanto abbiamo Jinx che le torri se le mangia, quindi ci conviene prenderla questa torre. Invece il drago c'è. Anche se inibita, ci riusciamo ragazzi, ci riusciamo. Mamma mia che abbiamo fatto, grandissimo. Un big good job ragazzi, un big good job. Drago, inhibitor, due torri, veramente un big good job. Ora vai, Malphite, vai via. C'è gente che dopo che ha pushato resta a farsi il loro rosso e il loro blu. Non si sa, morto. Oh, bravo Malphi. Bravo Malphi. Fatto bene, tanto ha il frozen energy, quindi la ulti gli ritorna semplicemente subito. Ok, credo in questa situazione sia meglio farsi la zonia. Assolutamente sì. Il late game di Fizz, ragazzi, dovete andare sul carry o su chi cazzo è fidato e rompagli il culo. Proprio gli dovete far uscire il sangue dal culo. Devi andare a bot, Jinx, devi andare a bot. Ci vado io, capito? Non ci va nessuno, ci vado io. Ora fanno una cazzata a ingaggiarci, perché ci sono tutte le loro team, cioè. 32 e 22 Nash, ok. Punisco bot, pusho. E il Nash dovrebbe essere nostro, perché loro dovrebbero andare a difendere il bot, perfetto. All calculated, fratelli, all calculated. Perfetto, date push. Lo sapete, il mio secondo nome è Pusher. Non ho pushato tanto in... Ecco, Malphite, porco. Ma gli lascio il free bar. Oh my god. The ulti. No, Jinx, no, Jinx, no, si cazzate, Jinx. Oh, Sinsao. Sinsao c'è... Sinsao no. Oh my god. Enemy quadra kill. GG. Focus the soup, Zin. You farm all this time for focus support. Bravo Zin Sao. Mortacci tu a chi t'ha creato. Zin Sao ha perso il game, ragazzi. Zin Sao ha perso il game. BG, not VP, report this Zin. Perde le promo per sti testa di cazzo, ragazzi. Non è che a me mi dà fastidio perde, perché perde se perde. Ma è perde per sti testa di cazzo. Jinx, brava, brava, Jinx, brava. Io ho fatto pure masteria a Kevin. Andiamo a finestra e riportiamo tutti. Mortacci vostra. Allora. Io spero che il video vi sia piaciuto, perché ho detto un sacco di bestemmioni. Spero che lo condividete, perché veramente la gente deve sapere chi cazzo ci sta in team sti tardi. Allora, Zinsao, report player. Ero in promo per la plat 2, una vinta, una persa. Fanculo. Report player. Negative attitude. Brutte teste. Ragazzi, non dovete scrivere quello che sto scrivendo io. Io lo scrivo perché... Anzi no, è troppo offensivo per i idioters, perché alla fine loro non c'entrano nulla. Mica è il loro compito banare le persone, giusto? Cari Rioters, fate sempre un ottimo lavoro con queste emerite teste di cazzo rotte in culo, figli di troie. Ma non fate abbastanza, porca la troia. Sto Zin Sao era ritardato,
secondo me, è uscito da Outlast. Piatelo per le orecchie e rimettetecelo dentro insieme a sua madre che l'ha concepito. Detto questo, a faccia a tutti ragazzi, da Cane Lupo.